Care amiche e cari amici, siamo arrivati a novembre, il mese dedicato alla Fondazione Rotary. Sapete bene che io spesso ho ripetuto che noi siamo a bordo di una macchina meravigliosa, il nostro Rotary, ma come tutte le macchine ha un motore. Ecco, il motore di questa nostra macchina è la Fondazione. E sapete anche bene che ogni motore ha necessità di avere un carburante che lo alimenta. E il nostro carburante è la nostra generosità. Abbiamo realizzato progetti sia in ambito locale che internazionale di rilevanza incredibile. Abbiamo cambiato la vita a tante persone. Abbiamo migliorato la vita a tante persone. Vorrei dire che io ho avuto il privilegio di fare per la seconda volta il governatore e ho avuto anche il privilegio di condividere questi 2 anni con 2 presidenti internazionali, i cui messaggi sono e mi rimarranno per sempre nel cuore. Voglio ricordare Shekhar Mehta, servire per cambiare vite, e Gordon McNally, nostro presidente attuale, creiamo speranza nel mondo. Vedete bene come questi 2 messaggi sono la continuazione dell'altro. Ecco, noi dobbiamo creare speranza nel mondo, dobbiamo dare una speranza di una vita migliore, essere operativi, dobbiamo metterci a disposizione non solo aprendo il nostro portafoglio, che forse è la cosa anche più facile, ma dobbiamo metterci a disposizione mettendo il nostro fare, il nostro agire, i nostri volontari che hanno fatto le vaccinazioni per la polio, i nostri volontari che vanno nei centri per la pace, i nostri volontari che vanno a cercare di migliorare le condizioni di vita di tante persone che non hanno avuto la fortuna e le opportunità, soprattutto che abbiamo noi, di vivere. Come spesso mi capita di dire nelle visite ai club, dobbiamo essere anche bravi a conoscere la Rotary Foundation, a capire tutte le potenzialità che ha, perché solo comprendendo i mezzi che riesce poi a metterci a disposizione saremo ancor più generosi verso la Fondazione. Noi dobbiamo capire che tutto quello che noi versiamo alla Fondazione ci viene reso, ma ci viene reso moltiplicando quello che noi diamo. Tutto questo perché un singolo club da solo può realizzare dei piccoli progetti, ma con l'aiuto della Fondazione può realizzare veramente grandi progetti. Tutta la squadra per la Fondazione Rotary del nostro distretto, che è guidata da Giovanni Bragion, sarà sempre a vostra disposizione e saranno ben contenti di partecipare all'attività di club per parlare e per dare gli esempi di quello che la Fondazione riesce a fare. E proprio per questo l'11 di novembre a Montecatini, all'Hotel Vittoria, faremo il nostro seminario dedicato alla Fondazione. Spero che sarete numerosi, come lo siete stati in queste ultime distrettuali. Un successo per il nostro distretto, non un successo mio, ma vorrei dire proprio un successo di tutti voi, perché è solo con la partecipazione, solo con la condivisione che cresceremo tutti insieme e crescerà il Rotary del nostro distretto 2071. E tutto perché bisogna anche ricordarsi che essere nel Rotary, far parte del Rotary, non è un punto di arrivo, è solamente un punto di partenza per tutti noi. Ecco, e con queste parole vi saluto e vi aspetto a Montecatini. Un abbraccio a tutti. A presto.